nominare, tutti i bambini, cioè vedevo veramente famiglie intere intorno. Ed è stata la campagna elettorale più partecipata che io ricordi veramente della, di tutta la mia lunga vita politica. Quindi è stato bellissimo. E come se lo spiega questo attaccamento dei giovanissimi, per esempio? Ma non lo so veramente, non lo so se è stata per loro una curiosità. Adesso te lo posso dire, un incontro che hanno voluto fare i ragazzi con me, io pensavo, sai, che volessero parlare di qualche cosa in particolare, di qualche argomento politico. Volevano solo che gli raccontassi la mia vita. È stato bellissimo. Bene. Sindaco, è successo in questi ultimi anni, sono successe un po' di cose che hanno indebolito il centrodestra. È corretto dire che il centrodestra è forte nonostante quello che è accaduto? Il centrodestra è fortissimo, perché quando si attraversano dei periodi bui e si riesce poi a stare insieme in maniera leale, sincera, riconoscendo gli errori e guardando al futuro, beh, io credo che ci si rinforza ancora di più. Io trovo un centrodestra veramente molto molto forte. Ugo Lisi ha detto che voi siete un tridente, lei è il centravanti, Ugo Lisi e Paolo Pagliaro sono stati gli attaccanti laterali. Beh, che cosa ne pensa, visto che abbiamo anche il Lecce Serie A? Ma certamente, loro sono gli attaccanti, però abbiamo una squadra che è favolosa. Anche le riserve sono buonissime. Anche la difesa? Anche la difesa, non solo. Beh, la difesa c'è voluta, e tanto ecco. C'è voluta la difesa, è stata ottima. A proposito di difesa, che è necessaria davanti agli attacchi subiti, che sono sintomatici anche di una città divisa, come si ricomparte adesso? Una cittadinanza evidentemente lacerata. Ma guarda, io non penso che la città sia lacerata, c'è qualcuno che vuole continuare a dividerla. Io non ho mai inteso dividere nessuno. Io ho sempre avuto molto rispetto della dignità delle persone, della professionalità di ciascuno e del rapporto corretto fra cittadini, che non mi interessa che siano di destra o di sinistra, mi importa che siano delle persone corrette con le quali riuscire a dialogare. Quindi per quello che mi riguarda non ho nessun sentimento di vendetta, per carità, ma ho soltanto il sentimento di voler invece ricompattare questa città, perché stando tutti insieme si può fare ancora di più, ancora meglio. Sindaco, lei è il sindaco di tutti da oggi, un messaggio a chi non l'ha votata? Chi non mi ha votato evidentemente ha delle idee politiche differenti dalle mie, e mi auguro che si tratti solo di idee politiche e non di pregiudizi, perché mi farebbe piacere che si sconfiggessero i pregiudizi e si andasse soltanto sul confronto delle idee, dei progetti e dei programmi.